Sono il segretario regionale della Flega Cuba. Stamattina siamo qui in provincia per protestare contro le azioni di mobilità del commissario liquidatore e avvocato Del Gaudio nei confronti dei propri dipendenti. Ricordiamo che la legge regionale assicura per il riordino dei rifiuti in Campania il mantenimento dei livelli occupazionali di tutti i lavoratori. Con questa azione da parte del commissario liquidatore noi abbiamo la possibilità di perdita di posti di lavoro per questi operai. Oggi alla provincia cerchiamo innanzitutto la revoca dalla nomina del commissario liquidatore avvocato Del Gaudio, perché non esistono più i presupposti di rapporti intersindacali e soprattutto non si presenta neanche alle riunioni istituzionali, dove dobbiamo cercare con tutte le forze di fermare queste procedure di mobilità. Quindi siamo in attesa di una risposta concreta e definitiva. Allora, la protesta di qui è una protesta che viene da molto lontano, che non riguarda solo il Salerno 4, ma allo stesso tempo anche il consorzio Salerno 3, laddove là è stato fatto un altro misfatto, praticamente i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, mentre qui in mobilità, come se i lavoratori dei consorzi avessero due nature diverse, uno di tipo pubblico e uno di tipo privato, A tutto questo comunque c'è una legge regionale che aveva scavalcato queste normative, assegnando con la numero 5 un futuro a questi lavoratori. Futuro che è stato destabilizzato da queste azioni inconsce o volute da questi signori commissari, perché il loro scopo è quello di garantire praticamente il futuro delle società che in effetti sono morte per legge. Mi riferisco praticamente alla IELE, che doveva essere già sciolta in liquidazione, invece continua ad operare, ad avere dei servizi che per legge dovrebbero essere in capo. Praticamente gli ha tolto perché comunque l'ho scelto. Lo stesso per quanto riguarda il Salerno 3, la famosa Ergon ha cancellato il consorzio Salerno 3 e quindi questi commissari nominati dalla provincia sono due commissari che vanno praticamente decapitati politicamente, intendo, e istituzionalmente vanno tolti perché non all'altezza del loro compito. Anzi, hanno voluto portare al massacro per garantire soggetti privati appartenenti e legati a certe cosche del passato.